Ragazzi, Reddit, ma prima di questo ovviamente sigla. Sono in live! Oggi è domenica, è il giorno del Red. Il vostro? Oh, eccoci qua ragazzi, bentrovati. POV ha deciso di andare in Giappone con Darione, vabbè. Sì, effettivamente è andata così, però non abbiamo obbligato nessuno, eh. Non amo i Pokémon che indossano abiti, ma con Aulusia non volevo fare qualcosa di già visto. Quindi ho pensato con una tuta larga e accomodata creata lo stesso, spero ti piaccia. Sono curioso di sapere quali saranno i restanti Pokémon del tuo team. Vai con il terzo. Ah, te sei quello che sta facendo il mio team Pokémon con le fan art. Mi ricordo, avevi fatto Gengar e hai aggiunto Aulusia. Va bene, andiamo sul Normi e mettiamoci Nidoking. E ti dico anche Chandelure. Ok, te ne dico due, così almeno ti avvantaggi. È il primo disegno che condivido su Reddit, spero vi piaccia. Fighissimo questo Devilman. Poi a me questo formato icona, formato timbro, mi piace veramente tanto. Ah, mamma mia, io so chi sei, cioè veramente sei il più demente. Ti ho bloccato, mi pare, tra l'altro. Cioè lui condivide solo foto del Gabibbo, robe sul Gabibbo, e mi pare l'ho bloccato, è andato avanti un anno. E io lo visualizzavo apposta per farlo tiltare, poi l'ho bloccato. Persone che si lamentano di chi usa letteralmente quando non necessario, persone a cui letteralmente non gliene frega un cazzo. Non mi interessa dei meme, io vi insulterò sempre quando lo dite perché siete dei cretini di merda. Sempre. In Japan, we don't say sorry waiter, can I order? We say tiriamo fuori il cazzo e pisciamo sul tavolo, non capiscono che abbiamo fame. Io. Poi gucciando nel sus. Va bene, comunque non vabbè, lasciamo perdere. Non faccio così, ci tengo a dirlo soprattutto a Yuriko Tiger che ha frainteso un po'. Dario firma Kalel, House of the Dragons, Viserys mio padre, sì, ma lui è sotto, ecco lui è tipo Poli, che quando lo becchi ti fa, ciao Dario, come stai? Oh, sì, è stata una look veramente impegnativa, oh, ho visto molte persone, ho conosciuto il cast dei cazzi, poi dentro di sé vorrebbe esploderti addosso con 100 meme di fila, però non lo fa perché è educato. Primo post su Reddit, prozumerata. Attenzione, questo video non offende nessuno. Ok, vediamo, non vuole paraculata, vediamo un po' cosa ci propone. Oddio, oddio, il fan di Sabaku si è arrabbiato perché è uscita la nuova anima dei Lillintardi. No, poverini, è arrivato tardi il video, è arrivato tardi rispetto all'uscita della serie, sono cose su cui mi potevo informare altrove. No,
Poverini Pucci Pucci, come facciamo ora? No, poverini quei donno, poddini. Cosa c'era scritto? No, dai ragazzi, no, prendo le distanze assolutamente da questa cosa, Prendo le distanze, no? Io sono, mi disallineo da questa linea editoriale, assolutamente, assolutamente. Fonte canale TikTok, Ubisoft, vediamo. Eh sì, è andata esatta, è tutto vero. E dopo lo giochiamo, ragazzi. Carichi, orgoglio italiano, cazzo. Milano, però orgoglio italiano. Lo giochiamo e non vedo l'ora. No, bella questa, Mase, guarda. Ma che cos'è questa roba? Ah, la carta specchio del Masella. Agnese Vettoriale, sempre topa, Anche Vettoriale, sempre topona. Guarisci presto. Unbox his mouse da... Oddio, no, no, non è Surri, ma è Surri che si è operata agli occhi. E che quindi, insomma, ora va a giro così. Va a giro con gli occhiali a sole. Grande. Ma vaffanculo. Comunque, sti palupolpi possono resistere fino a 4 giorni fuori dall'acqua. Ma non so se resisterebbero sguazzando in internet senza le adeguate protezioni. Chissà se i palupolpi sapranno che esiste NordVPN. Che... Ma mio padre! Mio padre! VPN possono navigare su internet in modo sicuro. No, no, non ci posso credere. Ma come cazzo l'ha buttata dentro? Vabbè, comunque sti palupolpi possono resistere fino a 4 giorni. Comunque i migliori, cioè il migliore che ha fatto la DV a NordVPN è Sinergo. Sinergo con le recensioni cinematografiche o delle serie riesce a infilare sempre bene per fargli vedere i film trash che piacciono a lui, che non si trovano da nessuna parte. Ed è figo come suggerisce di mettere... di installare il NordVPN. Grande Sinergo. Grazie a Matita Bianca, a Liucoliva, Antonino, anche perché mentre consiglia NordVPN fa queste recensioni, mentre parla di Colossal, Marvel, di robe così, ci infila dentro la recensione ai film italiani, quelli di serie Z, e lo spamma NordVPN. Bravo Sinergo. Poi lo ascolto sempre volentieri, nonostante spesso non sia d'accordo con lui, ma in realtà fino a un certo punto sono contento, insomma. Yoshan Follis, The Arcade Game, bellissimo, cazzo stupendo, bello, bello come stile, grazie di cuore tesoro. Congratulazioni Nanni Twitch per la nuova collezione di Balenciaga, è vero, gli assomiglia parecchio, ma gliel'avevano già fatto notare. Beep beep, I'm a sheep, I said beep beep, I'm a sheep. Io non riesco a capire l'account di TikTok di Ship. Cioè, levateglielo per favore, se potete. Vi prego, fate qualcosa. Grazie. Non avete mai visto la foto della ciola di Favij che girava su internet? Dio cane, ragazzi, siete giovani, Forse il coglione di Dario Moccia c'ha ragione. Però deve stare attento al ristorante, Dario Moccia. È un secondo, zio. Il giorno prima c'è, il giorno dopo non ci sta più. Ricca e poi addirittura, cioè, attacchi terroristici. Ma poi guarda lì il coso, il LED specchiato. Grazie per i 4, bentornati. Spento. In stalla. No, basta veramente. Mamma mia, porco due, ragazzi. Chiudete il TikTok. Che bello. Oh, ciao. Ciao. Allora, io stasera vedo Rofi One Piece. Ma hai capito? Sì. Vai. Un riso, sì, mi piace, me lo mangio stasera. Ciao, ciao. Ma caro signor Risa. Oh, ragazzi, veramente, non ce la faccio più. Sì, bella questa roba qua, è fighissima. Non so chi l'ha pensata, ma è stata un'idea geniale quella di fare una sorta di multiverso. Il multiverso è un concetto di cui sappiamo ancora drammaticamente poco. È un meme divertente. Bello, io che mi scaccolo, tra l'altro drammaticamente vero.
Io durante i due giorni in cui Dario è stato assente dalle live, sono tornato, eccomi qua. Sono tornato già da molto. Scusate, mi devo sfogare. Che cazzata, veramente, grazie Yak 31 dell'abbonamento. Ma poi dove l'avete trovato questo video? Poi sviene dallo sforzo. Letto. Vai, veramente. Buona domenica, Dario, vediamo. Wouldn't it be nice if we were older and we would have to wait so long? Wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? You know it's gonna make it that much better if we could say goodnight and stay together. But wouldn't it be nice if we wake up, greet the morning when the day is new? After having spent the day together, hold each other close the whole night through. Of happy days together we'd be spending, I wish that every kiss was never ending. But wouldn't it be nice? Maybe if we think you mission hope and pray it might come true. Va bene, mi pare l'avevamo già visto, ma è sempre bello rivederlo, eh? Ho trovato sto ragazzo che fa action figure bellissima, si chiama... Vabbè, vediamo. È quello che decora le action figure, le migliora, diciamo. Parlo sempre troppo. Minchia, che fighe. Per me è un personaggio totalmente insulso, non capisco l'amore per Ace, ma comunque è fighissima figure. Bello il design, per carità, però non capisco veramente il personaggio insulso. Cioè, serve solamente a insomma... Sigla. Vabbè, si sa, insomma. Ma che cazzo è questa roba? Avanti, Turbo Dario, lo yokai 100 km orari, giunge in Italia dal Giappone. Ecco, sì, quando sono tornato, grazie di cuore, tesoro, bellissimo, Nakoid, veramente figo, veramente figo. Ecco, Dario ha detto la cazzata su Ace, su dimmi a cosa serve, Lox. Dimmelo, dimmi. A cosa serve? Non nell'anime, che gli danno un ruolo più grande. Nel manga, gli dà la vivre card, gli fa ciaone, si picchia 3 secondi con Barba Nera e poi fine. Poi ciambella. Serve... A cosa serve? Questo amore spasmodico per Ace, perché? Non... Boh. Capi, quello è il discorso. È un... Ah sì, mi piace Ace, design figo, però a che serve? Cioè, non è un... Secondo me non è un personaggio dove riporre tutto questo amore, ecco. Troppo esagerato. Oddio Ace, a chi se ne frega, cioè... Cioè, anche... Momento ciambella... Sì, Ganzo, però non è commovente perché non l'hai costruito così tanto nel corso del tempo per commuoverti, secondo me. Quindi, secondo me, fanboismo e basta. No, a mio parere. Oh, però Charfo, eh! Avevi ragione, Dario, era quasi sdentata ubriaco. Sì, bellissimo questo, veramente. La carta più brutta mai vista. Ah, ma quella traduzione, bella. Non credo sia vera. Il Darione in una normale metro giapponese. Va bene. A me i Marvel mi piacevano quando non c'era di mezzo la Disney. Tipo Iron Man 2008. Ragazzi, ma voi certe volte, onestamente, sparate delle stronzate. Ci avrete, sinceramente, ve lo dico con tutto il cuore, ci avete 15 anni, vi sarete recuperati la Marvel a partire da Age of Ultron. Non sapete un cazzo di come è iniziato questo universo del cazzo che ora vi piace, ok? Disney è entrata nella...
Ma che cazzo è successo? Cioè, la Marvel è entrata nella cazzo di Disney nel 2010-2011, quindi sta qua dall'inizio, ok? E fino, lo continuano sempre a dire, fino al primo Avengers, manco loro sapevano che cazzo fare, perché non c'erano le gemme dell'infinito. C'era altra roba. Esatto. Se lo si è inventati da Thor The Dark World, la cazzo di gemme. Quindi, sparate stronzate. Disney non è il male, necessariamente. Se fanno stronzate, fanno stronzate. C'hanno la loro libertà. Cagate il cazzo alla Marvel, a Kevin Feige, ma non c'entra. Topolino distrugge tutto, può essere, ma non per forza in questo. Ah, quella roba di Topolino distrugge tutto, da noi anche a me, però vi ragione. Oh. Vabbè, cioè, e poi dopo aver detto questa cosa, anche abbastanza condivisibile, sorseggia dalla tazza di Thanos, dalla Vader Guanta, via, veramente. Non... Vabbè, grazie a Dimitri e a Fran per l'abbonamento, cioè, non ci siamo proprio, non ci siamo. Colgo l'occasione per l'apertura di Studio Peco per farmi pubblicità e magari essere requisito da Dario. Sono un compositore di musica per immagini, questa è la mia versione della sigla che tutti conosciamo. Se vi servisse musica per proteggere il video, ok. Già parti come Digital Love, quindi io sono molto contento. In realtà preferisco l'originale, però questa è figa, però secondo me l'unica, cioè non l'unica, la cosa che hai fatto veramente bene è stato l'inserimento del sound, dei sound effect, veramente fighi, sono veramente fatti bene, matchano parecchio, parecchio bene. Dario, ogni volta che qualcuno prova a dare una sua figa. Tanto lui è uno dei miei TikToker preferiti. Va bene. Volpescu The Human vs Dario Fiorellino. Vediamolo. Sì. Forse un po' spoiler, però ragazzi, vabbè, Undertale, cazzi vostri, se avete giocato siete gli ignoranti caproni di merda. No, si va a letto! Ma è bellissima questa cosa! Bellissimo! Farà bene con Guardiola. Yeah, il più forte. Sono fortissimo. Ma chi è questo, ragazzi? Infinite firme sulle carte Marvel. Li avevo i capelli una volta così, tra l'altro. Vero, assomigliano un po'. Ciao.
Ciao, sono Babbo Natale. Adesso verrai querelato. Vabbè. Vabbè, direi che abbiamo finito qua, dai. Questo era un video da mosca cieca. Vabbè, dai. Ragazzi, non perdiamo altro tempo e andiamo su Reddit, chiaramente. Ma prima di questo, sigla! Sono in live! Oggi è domenica, è il giorno del Red. E il boss? Eccoci, oh, eccoci qua. Bene, bene, bene. Sono entrato adesso, che è successo? Esatto. Dario, ma il Reddit? Eccolo qua, il Redditone. 2 anni dopo. Ah, Vance ha postato questa roba? Oddio, Vance, finalmente, bravissimo, bravissimo che hai fatto questo video. Almeno la community di Volpe campa un altro annetto, almeno, eh? Dai, dai, vediamo, vediamo. Let's go. CP2 volume 1, erano 2 anni fa. Non c'erano piani, la Tomodachi non era realtà. Canto una roba, appena la posto, chiedono chiesto qua. Spaccati brutto, voglio di più, bro, sono già grande fan. Ok, nani in Australia, Dada, Rocca di Papa. Dario mi chiama in maratona, io con l'ansia a casa. Scrivo le canzoni, fra ci metto quarti di ore nei DM. Arriva MD, aveva già pronta la cover. Esce il disco Amel, il massimo che potevo fare. La gente che mi guarda applaude, sia chiaro, io non sono power. Ma gioventù di taxi driver, il mio pezzo preferito mi fa un ragazzo un po' timido. Gli dico che hai capito, devo avere smosso gli animi, qualcosa in moto. Ma non pensavo fosse possibile in fondo. Eppure mi trovo a stringere legami, a volte ancora non ci credo. Perché quando ci abbracciamo è primo amico, poi creator, beh. Ora sono parte di una cosa più grande. Tra chi ancora mi ascolta e chi mi ripete non piangere. Canto per la chat un po' come 2 anni fa. Respiro e dico meno male, il cuore mi fa meno male. Still broke, 0 euro in tasca, giusto 2 blister. Un traguardo fisso, paure, io posso vincerle. Tomodachi member, tutto quello che vuoi. Nel caso aveste cuori rotti, io Asherotti per voi. Grande cazzo. Vance, l'ha fatta Vance. SoundCloud, eccolo qua. Vincenzo Vespertilli. Dio buono, ma questo nome l'ho sentito 200 volte. Mi segue da una vita, Vincenzo Vespertilli. Boia, ganza sta savi. Quindi ha fatto una sorta di anniversario facendo una nuova canzone che cita i vecchi pezzi di 2 anni fa. Bellissima questa roba. Non me l'aspettavo. Infatti ha preso ovviamente tutti gli upvote. Non me l'aspettavo il Vespertilli, il suo cognome, amore. Non è che ci si può fare nulla. Ai tempi non è che lo chiamavo Venza, lo chiamavo Vincenzo Vespertilli, perché mi veniva sempre questo nome. Sono già passati 2 anni, sì. Raga, il tempo passa, ahimè, ragazzi. Il tempo vola. Di ascoltare, va bene? Let's go. Diabolic, no, basta, ti prego. Allora ti do un consiglio. Fra 6 mesi, guarda la chat di Volpe. Questa canzone verrà citata da loro per essere layerata. Così puoi riuscire ad apprezzarla anche te, che hai la solita attenzione di un bonobo. Ma arriva MD, aveva già pronta la cover. Esce il disco Amel, il massimo che potevo fare. La gente che mi guarda applaude, sia chiaro. Ah, io l'ho visto questo. Vabbè, Dio Cristo, Darius, devi fare il bravo. Sei bravo. Sei buono. Quando vuoi, sei buono. Io sono buono. Io sono bravissimo. Allora, ragazzi, noi siamo sconvolti e in lacrime, perché abbiamo appena finito l'intervista di Yoshitaka Amano, il grande maestro veramente di Final Fantasy, di tanti Final Fantasy. Io che mi imbarazzavo di chiedere un autografo, esatto. E ci ha fatto i ritratti. Io gli ho chiesto un autografo e mi ha fatto il ritratto. Io sono stato invidioso quando mi faceva la tele, e gli chiedo giusto un autografino. No, ma è bellissimo, perché lui mi guardava per farmi il ritratto e io piangevo. Sì, io
No, che poi tra parentesi sei il numero uno totale. Sì, io pensavo fosse il numero uno, cioè, una persona così umile. Ma la risposta è tutto questo di immaginare. No, io sono felice. Sì, io sono felice, dicevo, ma lei passerà nella storia, maestro. Io sono felice. Nicola, dato che Sara non la tocco perché ha la protezione, assolutamente è protetta. Nicola, anch'io ti ho fatto un ritratto come il maestro a mano. Ho visto, ho cercato di copiare la sua arte. È un po' meglio di quello di a mano, però va bene, è un maestro a mano, è un maestro. È un maestro. Dice sì, io sono i miei figli. Abbiamo tanto da imparare. Sì, sì, tanto da fare, deve essere umile. Vabbè, basta, grazie di averlo postato. Sara invece niente, non ho a dire niente. Ecco il Darione definitivo. Ah, questo è il meme del chat, però con me e... soprattutto low polygon orrendo. Dario, tu sei cinico e ci sta, ma la loro reazione è umana, al di fuori del contenuto del disegno è comunque un personaggio per loro importante. Dai, aspetta, copia e incolla. Aprire stream elements. Dammi tempo. Allora, menu a tendina, chatbot, chat comments, custom comments. Ok, punto esclamativo cinico, vai, comando attivato. Vabbè, l'avete rotto palesemente il comando. Io non ho detto nulla comunque, ho semplicemente fatto ironia sulla qualità del disegno. Però sì, sono cinico, hai ragione, cioè non è che sono cinico, diciamo che non mi piace mai prendere sul serio queste cose. In realtà sto migliorando, sto iniziando a non prendere più sul serio niente. A un certo punto morirò per questa roba qua, ma preferisco così. Sto molto meglio da quando ho abbracciato questa filosofia. Andiamo avanti. Ho prodotto questo piccolo tema musicale lasciandomi ispirare dalle caratteristiche che secondo me contraddistinguono Yo-chan, una teenager un po' badass. Va bene. Ah, sei un furfone. Badass. Semplicemente stavi semplicemente rosicando. No, guarda, non è, è Amano è un grandissimo artista, ma non sono così fissato da rosicare per Amano. Forse rosichi te perché Curoliri e Nicola De Gobbis sono andati in culo alla fila e si sono presi il ritratto, mentre te invece sei stato 6 ore davanti allo stand per fare la fila e poi comunque non ti ha fatto l'autografo. Non lo so, ipotizzo! Reddit musicale questa settimana, Teste mobili. Sembra una roba di Crash 3 questo. Grande Sam Furfone, questa l'aspettiamo, Procede bene il format study del nannone, Nanni 69. Eh sì, ma potrebbe essere anche un parente. Dario in piazza a Lucca. Ero così, ero davvero così. Dato che bravi questi modelli, cazzo. Queste sono le carte della lore di Dario Moccia, che il pezzo di me non mi ha mai mandato. Questo era il grande dissing, pezzo di merda, boia, attenzione. Comunque, ora richiederò l'indirizzo a Maurizio per flashback e spero che stavolta ve lo mandi, così glielo mando. Clicchiamo e vediamo. 2 minuti, Dio Madonna. La Madonna con le foglie che cadono. Nah.
Johnny la botta era quello delle carte. Mm-hmm. No, pronto a scoppiare, eh? Non te lo permetterò. Mm. Ha brandizzato uno degli streamer e dei giocatori più... Poi, ma hai fatto già un lavoro di Cristo, zia, hai preso... Io che recensisco i film di Batman, recensisco, insomma, faccio le scenette sui film di Batman, e poi addirittura l'investigatore Moccia, attenzione. Tu, famosi d'Italia. Grazie, Mornick. Forse proprio per questo... Uffa, oggi non c'è niente in TV. Ehi, tu! Per caso, sei annoiato e non sai cosa... Ma Nico, certo Nico, ti presti per tutti e per tutto. Ma veramente il più forte. Cosa fare? Sì. Ti piacciono le carte collezionabili, ma non hai amici con cui condividere questa passione? Esatto! Ottimo! Allora, qui qualcosa che fa proprio per te. Flashback! Il nuovo set di carte collezionabili della lore di Dario Moccia. Preordina ora per... Scusa, ma cos'è questa roba? Come sono messo, scusami? Ah, sto facendo Legend Squad. Preordina ora per ottenere le 5 carte promo di... Ah, bello, il Lego! In ogni box potrai trovare la promo esclusiva Glow in the Dark. E se sarai fortunato, all'interno delle bustine di Flashback è possibile trovare una delle 30 rarissime Lucky Cards. Wow! Inoltre, utilizzando l'apposita app, puoi scoprire la storia che si cela dietro una singola carta di Flashback, narrata da Sabaku no Maiku. Per forza! Cosa stai aspettando? Preordina ora Flashback, solo su Federic Store. Bellissimo, bellissimo, stupendo, straordinario. No, no, ci sono. Ci sono ancora, puto scratio Flashback. Andiamo avanti. Top 5 clip della settimana. L'ultima volta che ho visto di Dado Bax era una recensione di un gioco. Ma cosa cazzo sta succedendo? Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente ancora molto poco. Marvel fan! Tra l'altro questo sticker lo state spammando sul mio gruppo a dei livelli improbabili e capisco anche perché. Perché cioè, non mi ero accorto di aver fatto questa faccia. Che ho visto di Dado Bax era una recensione di un gioco. Ma cosa cazzo sta succedendo? Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente ancora. Ma poi c'è, non aveva nemmeno finito la frase, già lo stavo prendendo per il culo. Cioè, incredibile, ormai una velocità di reazione immediata, cioè proprio istantanea. Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente ancora molto poco. Marvel fan! Citazione! Avete visto l'ultima puntata di She-Hulk? Che meraviglia di finale! Ma poi poverina aveva donato anche dei soldi per questa roba qui, grazie all'Easy Afternoons collaboramento. No, non rido di me stesso, rido. Non è che mi faccio ridere io. Mi rido al il tipo che ha donato dei soldi e si ritrova questo. Cioè, quello mi fa ridere. Grazie, Tony. Catena famosa per la carne giapponese e vendono i katsusando, che non è una parolaccia, ma sono i... Ok, qui rido per me, lo ammetto, è che proprio non... Ma io non ve le ricordo nemmeno, cioè io le faccio queste cose, ma non... Cioè non mi rendo conto di distorcere tutto a questi livelli. E vendono i katsusando, che non è una parolaccia, ma sono i... Ah! Cioè come se mi avessero sparato, accoltellato, te. Boh. Grazie Lion, grazie a Sassoide, a Savo felice, mille pippoli e a Eskis, veramente. Savo 92 TV ha donato questo mille pippoli. Forse mi darà torto, ma io credo che i piedi... Via il cazzo, no, Marchio, è simpatico, via il cazzo. No, aspetta, ti spiego il perché. Ci sta
sessualizzare il piede, ma il giorno in cui ti faranno il seghino con i piedi, la magia svanisce. Ma allora, guarda, bro, allora a te non è che non piacciono i piedi, a te ti piacciono i seghi e i piedi, che è diverso. Allora parla bene quando parli di piedi. Aspetta, parla bene, sciacqua della bocca quando parli dei piedi. Allora di che non ti piacciono le seghe con i piedi. Non vieni qua che ti dici anche che non c'è nulla. For fuck's sake, brother. Senti un attimo. For fuck's sake, brother. No, non è che... Why you think, mate? Why you think, mate? Per me il ricordo e le sensazioni di parole dal vivo valgono più di un'impressione di qualche secondo senza nessun contatto. Molte volte bisognerebbe capire i contesti e la persona che si ha davanti e il momento. Grazie, okay. Grazie a Donia, grazie per cappellato. Grazie a ChinyNT per l'abbonamento. Bello top 5 clip, fallo sempre, eh? No, no, grazie dei soldi. Grazie per il grisbee al pistacchio della stagione 1. No, ora no, amore, no, per forza, per forza, per forza, per forza, per forza, per forza. Vanno assaggiati. Perché dai. C'hai 8 anni e segui Volpescu? Aspetta. Destra. O sei Francesco? Francesco. Vabbè, lascia stare. Grazie al gatto di Lovecraft e Ernesto Cane Fresco. Bellissimo momento del Reddit, ti prego fallo sempre. Sotto i ferri con la gentile partecipazione di Referto e Tono. La Madonna, Referto e Tono si beccano già una fan art. Ma che sculati! Non so nemmeno che cazzo mi hai scritto. Bellina però questa foto della Tomodachi, questa è quella di Luca. Bellina, bellina. Perfetta anche questa immagine, cazzo. È stato proprio quello il momento. Capelli sparati, sì, tutti spatti. Ah, lui è il mio TikToker preferito. Dario, ogni volta che qualcuno prova a esprimere la sua opinione. L'abbiamo già vista, ma la rivedo volentieri. Lui è Kyle, è un ragazzo con la sindrome di Down che fa solo TikTok dove scorreggia e basta. Ovviamente è il mio TikToker preferito. E la cosa bella è che urla le sue stesse scoregge. Non so se per paura, per complimentarsi con se stesso o per aumentare l'effetto comico della scoreggia, o forse un mix di tutte e tre le cose. Ma il mio preferito che ha fatto lui è lui che si mette dietro una tenda, fa una scorreggia senza senso e poi fa questo è il TikTok più bello. Lo dovrei ritrovare, ma non è cosa facile. Fortissimo. Ce n'è una dove si inquadra così sul letto sdraiato a pancia in giù, tira una scoreggia tipo questa senza senso e poi fa fine del TikTok. Grazie a Zeta Vale, a Tato Axel, a Tsunoki. Ciao ragazzi, ultimamente sono stato molto preso dall'incredibile gioco di Mario Plus Rabbids, vedendo anche Dario lo stesso portando, mi si sono illuminati gli occhi, ho provato a fare la mia prima fan art per lui. Bambino social che non è troppo indiscreto. No, hai fatto bene a farlo. Giapponese. Borda, ma è garbata sta clip, eh? Cioè i Katsusando, che non è una parolaccia, ma sono i sei. È veramente il migliore. Non riesco a smettere di ridere. Andrebbe forcagato nel pulso di Lore Mosca. Bellissimo con Reinert. Ma scusami, non ho skippato nulla. Cosa ho skippato? Dato, questo è il mio bot che è fantastico. E vendono i Katsusando, che non è una parolaccia, ma sono i sei. È veramente il migliore. Non riesco a smettere di ridere. Andrebbe forcagato nel pulso di Lore Mosca. No, ma quello che mi hanno passato era meglio. Cioè, non era così vago. Momento gaming, ogni volta che c'è un box break si viene messa due volte. Sigla box break, quando c'è un gameplay io vengo messa solo all'inizio run, non mi sembra giusto. È vero, è vero, è vero. Ma perché in realtà la sigla del box break mi serve per spostarmi, impostare tutto di là e mettermi a sedere di là. E l'outro serve per ritornare qua, solo per quello. Ho sciupato il ruzzino alla mia nonna per fare questo video sgherzone.
facciamo con Sciverba? 9. Scimmione antropomorfo. Bello, c'entrava anche perfetto. Bravissima, bravissima Alessia di Z. Grazie mille per questo contributo. Dario, il mio cucciolo viaggia poco, sarà sicuro in Giappone, andrete in giro di notte, primo posto su Reddit, abbonato una settimana, se fa schifo sapete perché. Guarda la natura. I viaggi si vola secondo i genitori. Solo così, Dario, respiri la vera natura. Sì, all'incirca. Volevo vedere di fare più lungo, per farlo funzionare ancora di più. E l'Avengers, sì, sicuramente. Non mi riesce nemmeno più a rifare quella faccia. Quando fai la smerdazza nel letto di mamma, che si può anche skippare. No, non guarderò i film di Enzo Sorrentino, con tutto il rispetto. Grazie a Franza per l'abbonamento. Puoi scegliere solo un video di Curolini, da vedere. Curolini che fa versi di 31 Pokémon, oppure il vlog di Giovanni Foista da Chiabara che potrebbe stupirti. Vado di Curolini, sono curioso. Vlog numero 2 da... No, mi ha ingannato! Non li hai messi in ordine! Ciao a tutti, ragazzi! Sì, vabbè, quanti anni aveva? 6. E oggi mi vedete un pochino agitata perché finalmente è arrivato il momento di fare un video che stavo progettando da tanto tempo. E oltretutto me l'avete anche chiesto in un po' di gente, quindi mi ha fatto molto piacere. Quanti anni aveva? 6 anni fa, quindi ne aveva 30. C'era la cosa, però non potevo dirvi niente, volevo dirvi sì, lo farò, però non potevo dirvelo. E vorrei ringraziare tutti voi dal primo all'ultimo per esservi iscritti al canale e per supportarmi ogni giorno guardando i video, che siano di Pokémon oppure no. E niente, iniziamo. Ah, metto le mani... Ma come 30? Non mi ricordo, Curolini ne ha 30... No, o 29 o 30, non ne ha 35 Curolini di anni. Dio, non mi ricordo... 34, detto una cazzata, ne ha 28 allora. Mani avanti. Scusami. Non sono una doppiatrice, ovviamente. Questa è una cosa per ridere, scherzare, perché è divertente, quindi lo voglio fare e spero che vi piaccia. Bulbasaur. Char. Squirrel. Vabbè, basta. Basta così. Comunque, ho scelto Curolini. Ho sbagliato, cosa dai? Dampir, recensione in un minuto, un film bello. Dampir, mistero, azione e vampiri. No. Era più semplice, anche senza minuti. Vabbè, poi mi sono diventato... Sì, Lore, un segretario. Grazie a Cori e Baranci, stravi 100. Tanto stai sempre a casa, non fare una sega. Almeno ti do un senso all'esistenza, no? Il nostro streamer. It literally was off balance. Nom, nom, nom. Banana sottolineatura ancestrale ha donato 100 pippoli. Dimmi. Ciao Dario, volevo chiederti, hai mai giocato a Celeste, se si pareri? Io ci sto giocando adesso e mi sta piacendo molto. Meme del POV, se il Corriere hai detto una parolaccia di troppo facendomi perdere tempo prezioso per il mio spacchettamento di flashback. Vabbè, ragazzi, un po' esagerata come cosa, No alla violenza. Grazie a Tasso Away, grazie a Smarlox, grazie a Agopuntura, a Zetton, a Mr. Bubbles, a Nicola e a Riccardo Lupo per l'abbonamento. E se Dario avesse continuato YouTube, ma questa volta con gli shorts? No, dai, non esiste questa persona. Grazie a Flaco 27 per l'abbonamento. Bello, perché lo scopri solo quando apri l'immagine per intero. Bellissimo. Alcune immagini behind the scenes dell'ultimo. Ah, hai fatto anche il behind the scenes. Che figata. Che figata, cazzo. Bravissimo, comunque, bravo, veramente un mostro. Lui fa sempre così, mette il video e poi backstage. Grazie a Fabricister e a Maffu 15, probabilmente. Bravo. Grazie ancora. Io direi di passare a Reddit. dovrebbe essere tutto pronto. Sì, allora io direi sigla e poi, come al solito, ragazzi, Redditone, va bene? Se la trovo la sigla del Reddit, perché qua è tutto un casino, devo rifare tutte le finestre. L'ho trovata, però. Sono in live. Oggi è domenica, è il giorno del Red.
sta invecchiando la sigla un po'. Sta invecchiando tua madre. Ogni giorno sempre di più. In maniera irreversibile. Sono entrato adesso, che è successo? Grazie a Dede, grazie a Nomi per l'abbonamento. Dario, sono 8 ore e un quarto che sto facendo la recensione di un libro per scuola. Consigli per 8 ore e un quarto per una recensione, minchia. È normale, il tempo passa, eccetera. Allora, si può fare una foto? Quanti si hai detto? Parecchi, eh? Dario, esatto, questo è un ricordo. Ah, ok. Probabilmente questo post, come tanti altri, penso, è stato generato per via della... Grazie, Alem. Per via della fributtata che ha fatto Ti ho scammato. La fributtata dove parlavo delle foto a Lucca Comics, eccetera, eccetera. E ovviamente ho elogiato tantissimo il tizio che è passato e ha detto quanti si sono, che mi è rimasto veramente impresso dalla fiera. Vabbè, sì, io l'ho visto esattamente così in quel momento. Grazie a Albino Leff e Twitch. Dare, com'è la pizza a Milano? Ci siamo molto divertiti. Kirby Moccia, is possible? No, Kirby, non mangiare Dario Moccia. De tocca. Bello questo disegno, bella l'idea, bello tutto. Posso dire? Bello tutto. E gli avete fatto prendere pure 182 upvote a questa roba. Bravi, bravi ragazzi. Non mi deludete mai. Ogni giorno quando mi alzo io penso alla mia community e dico che bella. Grazie a Cloppete per l'abbonamento. Che bella, bravi tutti. Ok, oh, questo sì. Bam, beccati sto kaiju e sto lampione. Ah sì, te li avevo suggeriti la scorsa settimana e hai completato finalmente il set. Guarda che bella l'immagine. Perfetti. 3, 4, ne mancano altri 2. Ah, buttaci dentro Darkrai. Darkrai va bene. Darkrai, oh, ma è bellissima questa fanart, comunque sei bravissimo. Veramente, ma mi piace non solo come ha interpretato me, ma come ha interpretato i Pokémon. C'è anche Gengar che si apre la bocca per far vedere i denti, questo Chandelure completamente pazzo. Bello anche Nidoking, sei stato veramente bravo. Ne manca uno la prossima settimana, ragazzi. Bellissimo, davvero. Complimenti. Complimenti davvero. No, non è meglio Kirby, anche se l'avete... Oddio! Complimenti, complimenti davvero. Bravissimo. Poi è bella anche l'idea di aggiornare ogni settimana in base ai miei suggerimenti. Figo. Chat pronta a scrivere per forza dopo aver sentito l'intervista dire all'intervistato dire suddetta parola. Vero? Cioè, una persona, un ospite dice una semplice parola in italiano, due parole in italiano. Però bisogna scriverlo per forza, eh? Azz, mi sono ingannato. Wakanda forever. Guardali, guardali, guardali. Guardali, guardali, tiè. Guarda con i trucchi, i tamburi. Che non sono quelli della libertà, ma sono quelli della mucca, della liberazione. Quelli della mucca che viene spremuta all'infinito, che cerca di aprirti gli occhi per soffiarci dentro e farti lacrimare per un attore morto. Non è giusto nei suoi confronti, non è giusto nei confronti di nessuno. Figli di merda. Vorrei solamente questo. Vabbè, per alcune coppie è già così. Quei tamburi presto li sentiremo. Quei tamburi fra poco li sentiamo davvero. I tamburi della liberazione finalmente avranno un suono ufficiale e soprattutto spero che avranno anche un buon budget da cui partire per la realizzazione tecnica di quella roba. Grazie a Motorino Laringoiatra, perché ci danno speranza quei tamburi. Vediamo il cazzo. Aneddoto imbattuto. Da chi ti faresti curare? Vediamo questo pipo. Vediamo questo pisellone. Ragazzi, allora, io non ho capito una cosa di questo meme. Non tanto, vabbè, il parallelismo l'ho capito. Ma la tipa, chi cazzo è? Perché l'ho vista a sta base, anche per altre cose. Da dove viene questo meme? Vediamo il cazzo. No, vediamo questo pipo. Vediamo questo pisellone. Mia mamma, mia sorella, una raccomandata, laureata in 3 anni. Plurilaureata giovanissima. Ma perché è diventata meme lei, poverina? Una tipa che si è... No, una tizia che si è laureata in medicina e dentistica con tante robe sospette di mezzo. Ah, ok. Top 5 clip della settimana. Bello il banner. Sono mesi che ti seguo, mi sono sempre posto una domanda. Che lavoro fai? Non di cui ho sentito parlare. Ci sono stati avvistamenti da parte di allenatori da ogni dove. Cioè, ma che cazzo, hanno doppiato i trailer e il gioco no? Maremma puttana, traia impestata morta esplosiva, bomba atomica.
Tra l'altro fra poco ci siamo, ragazzi, eh? Fra poco è Pokémon Day! No, vedo l'ora! Meno 5, meno 5! Si gode, eh? Lì mi sembra esagerato. A mezzanotte, eh? Prossimo Pabon, venerdì. Dopo il Pabon. A mezzanotte, tac! Si gioca, eh? Sono disegni normali, ci stanno. Ma cosa vedo qua? Che cosa noto qui, alla mia destra? Ma è della sborra! È della sborra di prima qualità! Wow! Non vedevo l'ora di degustarla! Ah, esce giovedì a mezzanotte. E allora dopo l'old school ancora meglio. Ah, che cosa? L'annata 1983! La cercavo da una vita. Finalmente posso degustarla. Ma che cazzo? Ma che sembrano le cose che faceva Yotobi nel 2009. Grazie a Matteo Iotti, Brevino il prete, Zoster, Andrea e Gas. Che poi Brevino il pepe, non il prete, però beh. Dario, hai grazie notato che Jacobs. Tutti iniziano le frasi con Dario? Beh, è devastante sta faccia, eh. Come ho fatto a fare... Pekan dice, voglio uccidermi. Grazie, Vitto. Pega, non ti preoccupare, andrà tutto veramente bene perché c'è qui la tua mano Sean a proteggerti con un po' di ASMR. Tanto questo è un annuncio ufficiale, anche serio, vabbè. Allora, so. Grazie a Giuda che guida per l'abbonamento. Grazie Bakunin. Miglior fiera secondo te il Comic Con di Napoli? Grazie Ice King. Anzi, non lo... Io spero tanto. Allora, ha fatto questo nuovo dai, libro. Amore, per favore. Posso dire la mia visione? Ho ma non ci questo... sei mai stato! Ho fatto questo nuovo però. Libro che presenterò ad Angoulême in Francia, in Francia. Angoulême, e presenterò questo libro che è fatto con carta di riso sottilissima, comprata in Giappone, fatto in una fattoria molto, molto lontana da Tokyo, vicino all'Hokkaido, rilegato con una simpatica corteccia di quercia. Ne ho stampate 100 copie, grammatura 300, e racconta la mia storia e di quando un giorno ero bambina e ho incontrato la mia nonna, che poi ovviamente è morta, e mi ha insegnato poi, che cos'è l'arte. Ma poi cambia voce progressivamente. E venite al mio banchetto, perché Angoulême è uno spettacolo, una vetrina eccezionale per noi fumettisti che abbiamo molto da raccontare. Vabbè, comunque sia. E poi mi spengo totalmente. Ah, cioè, non so niente. Tutto ciò però, ok. No, Lily Gruber fa... E ci colleghiamo adesso con Marco Travaglio. Marco, che cosa da dire sui primi giorni di questo governo? Ci sono delle criticità che ti piacerebbe mettere sul piatto, Marco? Parlo sì, Lily Gruber, grazie a Leonardo Fatella, Jamie il Monco, Giuseppe Piazza, Cello Shock, schiacciata con il crudo, Maltran e Nook Frank per l'abbonamento. No, Travaglio non lo so fa assolutamente. Siamo in collegamento con Marco Travaglio su Divisione Sub del canale di Dario e del resto di Twitch Italia. Su Divisione Sub di cosa? Per tipo di abbonamento del canale con i top stream italiani degli ultimi 6 mesi. Ah, ok, Prime, paganti e gift. Ok, aspetta, fammi aprire a modo. No, sbaglio, vabbè, apriamo direttamente così. Ok, Blur 29% paganti, 51 Prime, 19 regalati. Boh, io 8 regalati, 69 Prime, 21 paganti. Minchia, è impressionante il dato dei gift. Saidonia 38 paganti, 43 Prime, 17.9 gift, minchia. Zanello 17, 78 Prime, quindi è la prima scelta di un sacco di persone. E 4.2 gift, Gischianto a caso, 40, 30, 29. Questo è un momento abaco, sì, che è qua insieme a me. Vive e lotta insieme a noi, il momento abaco, c'è sempre particolare. Però è interessante in realtà questa roba, poi mi piace. Sapete quanto sono, comunque mi piace studiarmi le mie cose. Greenbound, 12% pagato, 83 prime, 3 gift, figurati. Chi vuole gli regali qualcosa. Sabaku 31 52 16 passiamo 25 70 10 Power 22 70 Prime. Il Nannone 47 paganti, 25% gift, e anche Diego 24%
Minchia, Poli 60% gift? Minchia, ma gli donate così tanto per vedere quei Pokémon di merda? Ho capito. Interessante. Figo comunque. Bravo, un bel post. Un bel post davvero. Sì, è ancora più chiaro il dato che, come scrivono nei commenti, che se tolgono... Oddio. Oddio! Che è Wily Wolf, l'autore. Un tema ricorrente su Twitch è la quantità di sub che un creator riesce a raggiungere. Vabbè, mi sono rotto il cazzo. Comunque, top. Top post perché è molto... Dio, madonna, quanto sono duro, ragazzi. È molto figo. È molto figo capire questo dato. Molto, molto figo. Non lo sapevo assolutamente. Grazie, perché è una roba in più. Da una pagina Facebook 2014, Dario Agnese al Comics Café. Tra l'altro torno al Comics Café di Grosseto. Torno sabato prossimo. Minchia, quanto siamo cambiati, Agnese. Agnese è cambiatissima. È diventata molto più donna in questi ultimi 2-3 anni. Molto più bella ora, infatti. Il video di Dario che dice: ma hanno doppiato i trailer dei giochi? No, ma cosa dovrebbero doppiare nei giochi? Scusa, i dialoghi scritti? Posso dire una cosa, Alessandro? Fanno bene a mettertelo nel culo. Spero che te lo mettano nel culo per tutti i giorni della tua vita. È selezione naturale. Il problema è che queste due emote mi fanno capire che il tuo commento non è troll. Paradossalmente. Andiamo avanti. Dora dopo essere tornata dal Giappone. Chi è Dora? Ragazzi, guardatevi la clip degli aneddoti dell'ultimo viaggio in Giappone. Pippo Pappo Poppo ha donato 100 pippoli. Com'è umile, com'è umano il Darion. Un amico vero e poi ci butta in culo 1500k abbonamenti per un video con lo stallone. Un po' tantini e... Godo, perché l'ha fatto lui? Se no non l'avrei fatto io. Però l'ha fatto lo stallone e ora tocca anche a me. Il vero scontro comincia adesso. Grazie Copyman, grazie a Renato Ne per l'abbonamento. Per forza lui. Per forza che per forza è lui. Non penso che sia vera questa. Grazie Marco, benvenuto all'Encum. Poi ci ha spinto parecchio lui, Ma dove cazzo l'avete trovato poi, vabbè. Le hoste di Pokémon Scarlatto e Violetto in poche parole. È vero, c'è la gente che tifa sotto, è vero. Grazie Lox, grazie Advanced Promotion e grazie a Nonez per l'abbonamento. Oddio, vomito qui la mia proposal per in contest a rinnovare attendo un muscoloso pollicione. No, era carina questa, era carina. Poi fatta in digitale così, sembra tipo una pixel art, tipo fatta con Paint. Però questo sono io che apro le carte, sì, è molto carina. Dopo che hai parlato mi è venuta un'insensata voglia di disegnarlo. Bellissimo il design del marziano di Mars Attack, stupendo. Prima o poi vi faccio vedere le nuove carte, le nuove incarnazioni di questo brand. Grazie a Tofone per l'abbonamento. Reddit ufficiale Toscana. Bene. Un classico scambio di opinioni sul gruppo Telegram. Questo è il mio gruppo Telegram, attenzione. Sai, 5 Tama ha donato 100 pippoli. Sempre solo 100 ne ho fatti, nessuno di più. Si è rotto. Va bene. Ok, Saitama, ma tranquillo, grazie a Tosco Fragico. Lavati i denti sempre dopo ogni pasto. È importante. Io spero ci sia anche l'audio di 3 minuti che oggi ha mandato Barabba, dove dice: mi asciugo un attimo i capelli, scusate. E si asciuga i capelli per 3 minuti così. Punto esclamativo Telegram per entrare, ragazzi, Già immagino one shot per Intel. Nicola, questa è la campagna più assurda che abbiamo mai fatto. Dai, è la campagna più assurda fatta finora. Certo. Grazie a Francescone 978. Ah, bellissimo. Chillobs. No, dai, non è possibile che tu ti sia tatuato questa merda. Dai, non è possibile. Ma che cazzo è Chillobs? Questo è pazzo completamente. Chillobs. Ma poi con che fonte l'hai tatuata sta merda? Io, veramente, ragazzi, non siete normali. Prossima collab
Ce l'avete chiesto in tanti. Ah sì, raga, ma questa roba... Poi il pacchetto, io spero che la grafica finale non sia questa, perché veramente... Mamma mia, ragazzi, il render è tremendo. Io non so come sia successa questa cosa, come mai, cioè, però bravo Ciccio, bella per Ciccio, perché è un'ottima collaborazione, grazie Strandals. Se c'è 3 di Pokémon un turno dopo che non voglio di rovinarmi la vista. Vabbè, ma che... Ma quando ho fatto sta roba? Scusa, eh. Se c'è 3 di Pokémon un turno dopo che non voglio di rovinarmi la vista. Vabbè, ma che... Ok, mi sono stirato. Grazie Pokémon Sonesso. Non ho 3 anni. Ciao bimbi e benvenuti a Ciao bimbi e benvenuti a Pizzeria Tocassi. Cosa volete ordinare? Voi avete una sparionata abbondante? Per forza, poi vediamo una cebba al menù. Una bella portavesi. Vi auguriamo un pasto super clamo. Quanto cazzo mi fa ridere. Raga, mi fa troppo ridere il mio bot. Cioè, non ci posso fare niente. Grazie a Mitrak. Prova a doppiarlo, aspetta. Ciao bimbi e benvenuti a Pizzeria Tocassi. Cosa volete ordinare? Voi avete una sparionata abbondante? Per forza, poi vediamo una cebba al menù. Non so, però non so leggere il Veneto. Vi faccio solamente il pezzo iniziale. Ciao bimbi e benvenuti a Pizzeria Tocassi. Cosa volete ordinare? Voi avete una sparionata abbondante? Per forza! Fatto. Ho fatto questa pixel art mentre Dario e Agnese facevano Just Chatting. Spero vi piaccia. Ma che cosa siamo? Delle dita? Che cos'è questa roba? È un po' strano, ma che è? Sembrano due dita distrutte. Dei grissini, sì, non so cosa sono. Wafer. Un po' sgretolati. Dei gessetti. Nuovo disegno realizzato subito dopo aver concluso la lettura di Berserk, che spero vi piaccia. Picchia, bello. Complimenti, Gigan. Veramente figo. Veramente figo davvero. Figo davvero. Poi a me piacciono molto queste robe qua, contenute in una forma, per esempio nel quadrato, no? Che devi rispettare certi spazi, cercare di esprimerti al meglio nonostante lo spazio limitato. Sono veramente cose molto fighe. A icona proprio. C'era una volta una Come per le carte alternate d'arte, ecco gli altri. Ok. Bambina che mentre passeggiava raccolse una moneta. Eccone un'altra, disse la bambina. Oh, che cos'è quello? Auva le ha donato 100 pippoli. Grazie, Team Quest. Alla fine, il forziere era pieno zeppo di monete. 997, 998, 999... Oddio, Luca! Oddio! C'è! Luca! Dai, cazzo! Luca! 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 C'è la fortuna con te! C'era una volta una bambina e osservava. A Uva le ha donato 145 pippoli. Il forziere si aprì silenziosamente e la bambina intravide due grandi occhi. Vaffanculo, puttana! Grazie a Tommy Shanka per la... Bellissimo post. Bravo, bravo. tre ore e 1643 foto dopo. Cos'è? Io mi accaldo così. Io ragazzi non mi ricordo nemmeno cosa faccio ormai. Grazie a Pocio Poyer, a Seoi, benvenuto a Gatto Parpione per l'abbonamento. Salvo, il re di Twitch, grazie Salvo, troppo buono. Ecco perché Dremoccio odia Marvel Cinematic Universe.
Non mi è mai successa questa cosa, tra l'altro, povero bimbo, grazie Wanted, era bellissimo il costume di Woody, credici, credici a tutti i costi. La Tomodachi versione Cine Panettone, quindi a Tomodachi. Che ora fate? 10 anni qua, mezzogiorno. A me mi hanno fregato te. Andate a cagare. Sì, all'incirca quando ci dobbiamo ritrovare è questo. Grazie Parasettico per i 100 pippoli. Good food. Sì, Layer McKellen. To take it again. Perforce. Video di Let's Get Lockdown 2021, mia madre sentendo versi e schiamazzi strani della mia camera mi chiede che fosse a casare, io rispondo dicendo che sto guardando spettacolo il Cunicom. Buonasera Volpe. Ciao Volpe. Oh. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ciao Volpe. No, no. Sì. No. Rispetto. Cosa c'è? Cosa hai fatto? Grazie a me, grazie dai. No, non si da faverci, non si da faverci. No, non si fa niente, non si fa niente. Penso che come procede? Cosa? No, la Volpe. No, la Volpe, non iniziamo. Forse ha grattato la plastica qui sulla scrivania. Ma infatti anche a me pare. Oh, è per forza allora. C'era una cosa che non si capiva bene. Grazie Proscione, grazie per i biscotti e Xardo. Un momento molto particolare comunque da notte della live. Sì. A quest'ora c'è poi di fuori dei bestie. Mi pare verso le due. Fuori dei bestie. Le due c'era, insomma, c'è qualche anomalia. C'è cuffi di fuori. Grazie Jesus. Non avevo capito bene. Ma sarà il 15. Asano è un grande, ma non è il pub, era la maratona di Nanni. La leggenda. Non era un pub. Buttata lì così. Uno dei miei preferiti. Ecco, ma non era il pub. Non era il pub schiacciata col crew. Mi sono sempre chiesto che differenza c'è tra un mixtape e un album. Allora, il mixtape nasce come termine americano. Grazie The Punch. Gli americani prendevano basi di altri rapper americani. E non è un disco vendibile, diciamo. Perché usi i basi di gente altrui e ci rappi sopra. Però in Italia è un po' visto come una roba diversa. Mixtape è un insieme di tracce senza un filo logico. Grazie Jacopo. Diciamo. Mentre l'album è... L'album è l'album, lo conosciamo. C'ha il concept dietro e tutto il resto. Però il mixtape nasce come una raccolta di canzoni su basi altrui, su produzioni. Che ridi? Perché ridi, Volpe? Cazzo ridi? Perché? Lo sto dicendo, no, ma... Vero Volpe, tu pure sei un esperto di... Sì, no, sono condivido tutto. Sì, no, un grande musichiere. Sì, mi faceva ridere pensare di fare versi mentre te dicevi tutte queste cose. Però, ma non l'ho fatto perché... Rispetto. Per rispetto. Giusto, grazie, ecco tu. Apprezzo. No! Sono il decimo. Ma è straordinario. Sì, colpo del sole. Aspetta che ha chiamato il mio esilario. Ti aspetta, fa la gag. Olè. Io mi arrendo, cioè. Abbiamo perso. Vogliamo una live così, ragazzi. Praticamente tutte le volte che Volpe viene qua in studio sono queste le live che facciamo, quindi non è che, cioè, non è cambiato poi molto, ecco. No, e c'era, che, suonava che voleva Agnese? Che voleva Agnese? No, ha suonato il corriere. Allora fallo venire più spesso, ragazzi. Sta vicino la Slovenia, non è proprio immediato. Poi c'ha tanti cazzi ora che gli è uscito l'entai, raga. Qua sarà in quarantena, cioè, sarà spensierati paradossalmente, nonostante avessimo molti pensieri anche voi. Ma ora, raga, anche Giova si è invischiato in roba che lo impegna parecchio. E quindi va così. Comunque, per la prossima maratona sicuramente lo chiamo, quindi lo rivedrete a breve. Però anche lui si deve occupare del manga, dell'entai. Grazie a Brightshow per l'abbonamento. Mi dispiace che Giovanni e la Tomodachi abbiano litigato, ma zero, tipo, Giova era a giocare con Nanni, tipo, l'altro pomeriggio, qualche giorno fa, zero. Volpe, Simone e il Masi, migliori ospiti senza senso.
ha creato un hentai. Sì, vabbè, dai, però a cazzo, Mirko, te. Grazie Andy Trendy, sotto sassi siete stati. Ma quanto cazzo dura poi? Sono le 2 del mattino. Penso di portare sì. Conetto uscito dal forno. Era davvero tutto più bello. No, Cantelbo, se volete se ne parla a fine clip. Io ho un'idea tutta mia. Oh. No. No, no, no. Grazie Gale, che Gale. Belli siamo, ragazzi. Fammi inutile la live, no, questa è la casa mia, adesso lo scherzo. Punto esclamativo pampling, mi raccomando. Non c'è qua. Anche tu, grande, grande. Grazie Alex. NordVPN. No, qui non, su c'è, non c'è, non c'è. Ma spamma quelle giuste, se puoi spammare. Il comando più demenziale di Volpe è quello di Mangayo, perché ogni volta che entrava Mangaka su live, sei un coglione, fai schifo, non capisci un cazzo di manga. Mangayo per comprare dal sito di Mangaka. Fierissimo. Si può bestemmiare Dio e la Madonna. La voglia, certo, no. Ci mancherebbe. Sì, sì, si può. Ma cosa mi consigliate di giocare stanotte? Secondo tutto me è content, Nanni, è bellissimo. Stunz? Sì, abbo, sì, sì. Abbo top. Abbo. Gran Turismo 3. Chino in testa. Piuttosto Need for Speed. Need for Speed Most Wanted. Tutte le patenti su Gran Turismo 3. No, non credo. Sì, il gioco per fai la missione dell'elicottero in San Andreas. Madonna, bella quel... San Andreas tutto intero l'anno ora. Ma stai proprio un uomo gioca tanto Lost in Time. Tutto San Andreas ora. Se sei un maschio, tutto un maschio. Sei un maschio. Beh, Nanni, dai. Grazie Flashard. Che cazzo l'avevi? Idiota veramente. Che ce l'avevi? Ma chi siete? Non stai dicendo? Ma voi, ma che cazzo deve essere smemorato? Ah sì, quando qui quando ha finito di perdere la memoria. L'abbiamo trovato, l'abbiamo. Allora, sabato chiamami nonna, no scherzo. No. No, no, ma che cazzo? No, ma come? Scherza, Mary. Dai. Vabbè, che problema c'è? Ah. Ok. No, questo non ha non aveva capito. Le distanze? Pagare. No, perché? Scusa. Ma hai capito cosa ha detto? Mi sa che non è capisatissimo. Chi l'ha chiamato sua nonna e quindi si è sentito. Ha detto un'altra cosa. Vedi, ok, allora ripetete perché non ho capito. Ha detto vado a picchiare la mia nonna. Allora, secondo me questa roba, cioè proprio quel periodo lì, aveva dei pregi rispetto al periodo che sto vivendo io, che state vivendo voi, che sta vivendo il mondo in generale. Però c'ha anche dei deficit, dei difetti rispetto a ora. Allora, innanzitutto si era tutti molto più cazzoni, cioè non ce ne fregava una sega, non ci eravamo imbischiati in progetti paralleli. Non, semplicemente eravamo in lockdown, ci si faceva compagnia, era esploso Twitch e tutti si giocava con Twitch. Più pregi che difetti per te, Matrix, per me assolutamente no. E io ero, diciamo, non c'era palinsesto, non c'era una sega, semplicemente era tutto molto più a cazzo, che per molti può essere un vantaggio, per molti può essere un addendum, per me no. Per me non lo è stato. A un certo punto io ho sentito l'esigenza di trovare un palinsesto, trovare delle giornate ben suddivise, trovarmi i miei contenuti per ogni giorno e basta. Secondo me è più real. Dracula, però non avevo più voglia di quella roba. E avevo voglia di una roba più strutturata, più professionale, diversa, variegata, che avesse una linea editoriale ben precisa e via. Poi la naturalezza non credo di averla persa per niente, anche perché io sono sempre lo stesso, sono il solito cazzone. Solo che quando faccio un'intervista o parlare di cultura non mi metto a fare le cose che facevo durante i miei momenti di scazzo. Quando ho momenti di scazzo, come gli ultimi 70 minuti, ce li ho. Quindi è un percorso diverso. E lo è stato anche per Giovanni, lo è stato per Nanni, lo è stato per Diego, che si sono invischiati in roba diversa e si sono evoluti in un'altra maniera. E anche Giovanni faceva tutto più a cazzo. Adesso 19:30, 20 è live, fa i suoi giochi,
c'ha le sue, c'ha la, le sue speedrun, le sue run di Pokémon, i suoi giochi ben precisi, le sigle, momento sigle, cioè c'ha degli standard anche lui. E quindi Nanni uguale, Diego uguale, insomma, ci siamo evoluti in maniera diversa. E mi sta scendendo una tristezza. No, quindi hai, diciamo, avuto il bisogno di crescere i contenuti. Poi per quanto di 500, sì. Penso ci fosse già il palinsesto all'epoca delle live, non ricordo, sì, forse, se un anno fa, sì, sì. Quindi sì, mi sento, guardo questi tempi con nostalgia, perché comunque ci siamo conosciuti lì, eravamo in evoluzione lì, era tutto in divenire, però allo stesso tempo sono felicissimo di come sia andata adesso, cioè le mie carte, i miei artisti, il corto, adesso addirittura una fiera, cioè sono felice. Sono 100, sono ripartiti i viaggi in Giappone, sono 100 volte lo studio, 100 volte più felice ora rispetto a prima. Mi dispiace. A me mancano solo un po' le maratone. A dicembre c'è, ogni anno c'è una maratona gigantesca di 2 settimane piena di roba, quindi non ti preoccupare. Quindi sì, capisco ragazzi il vostro, la vostra nostalgia, il vostro, cioè tutti i giorni sera su Discord a fare le 5, le 6 a giocare, a chiacchierare con la gente. Era un periodo strano, no? Ed è strano ricordarlo con nostalgia, perché avevamo molte meno libertà. Però sì, mi sono sposato, ora sto comprando casa nuova, ragazzi, sono 100 volte più felice adesso. 100 volte più felice adesso. Io mi dispiace, però non ci posso fare nulla. Sono più contento così. Ho anche 32 anni, ragazzi, ora, non è che sì, sono sempre il solito rincoglionito, ma sono più felice così. Poi c'è da dire una cosa, ragazzi, sono un po' brutale, un po' cattivello. Chi ha continuato a fare questo, cioè chi ha continuato a fare questo cazzeggio continuo senza un senso, senza un ordine, senza dei binari, è morto su Twitch. O comunque boccheggia. Perché ci sono persone che hanno provato... ma se pensi solo a quelli, no, guarda, non penso solo a quelli, Italy Merck, e poi comunque succami i coglioni. Esempi no, non farò esempi, perché sennò poi mi tocca risponde, fa, non voglia, grazie a Chrono Twitch. Dico semplicemente che ci sono molte persone che hanno continuato a vivere in questo sogno del lockdown, quasi sperando che tornasse il lockdown. Il lockdown non è tornato per niente, hanno continuato a fare robe a cazzo, boh sì, vediamo, ora domani si vede cosa faccio, oggi boh che cazzo farò, non lo so. E il pubblico adesso è cambiato e non ha più voglia di quella roba lì, e anzi ha bisogno di trovare quello che sa di trovare quel giorno, perché non è più il lockdown e basta. Perché adesso la gente ha da fa, lavora, ha una vita sociale, eccetera, quindi il mercoledì, il giovedì, il venerdì vuole sapere cosa trova. Anche il giorno stesso. Primo post su Reddit, spero vi piaccia. Questo è il grave tuffo di voce. Vero, prendo sempre fiato prima delle storie. Grazie a Re delle Poppe, grazie a Diafen, il Dorsi, Macruce, Gabbo, Triangolo, Figos e Shonan Game. Quando qualcuno chiede un parere su un'anima, Dario. And then... Ma chi è lui? You see what I'm saying? Ma chi è lui? Ma chi è? Ah, è Bo Burnham! È vero, Bo Burnham! È vero, è vero. Maurizio, no, non mi veniva il culo. Secondo me riesco ad aprirlo con questo. Oh oh. Striscia notizia, eh? Ciao Dario, sono nuovo del canale, volevo condividere con voi la mia fanart, pollicione e via. Questa è la carta che ho fatto io, disegnata nella live di Prime Video. Fighina questa Katnax. Mi è venuta questa idea per un disegno su un tono insuperabile, ma non so se continuarla. Fermati, dai, perché poi magari c'è da fare altro. L'ultimo post, chissene di filosofia, meglio vedersi il VOD del Darione. Ho fatto anche una piccola fanart del Massio.
Sì, studia per piacere, invece di fare questa merda. Va bene? No, perché ti serve lo studio, eccetera. Esagerato, scusa, dai. Andiamo avanti, dai. Finito il Reddit per oggi. Grazie. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.